Oh, vendi roba buona? Bene, Certo, e tu le hai le sigarette? bene. Ecco a te, 10 sigarette. Ok, ecco a te. Se beccamo. Ehi. Ehi. Certo, L'hai portato? ma come sempre, prima le sigarette. Non c'è problema, pagherò. Ecco a te. 20 sigarette. Ok, ecco a te quello che hai chiesto. E buon rendere. Alla prossima. Ehi. Ehi. Mi hanno detto di rivolgermi a te per ciò che mi serve. Certo, so cosa stai cercando, mi hanno già informato. Sai che quello che chiedi ti costerà caro. Tranquillo, posso pagare. Sgancia. 30 sigarette dovrebbero bastare. Sì, certo. Bene, ma non basta. Però sei caro, eh? E va bene, questi sono tutti i soldi che ho rimediato. Bene, questi possono bastare. Ora ti darò ciò che ti serve. Ti servirà per sopravvivere in questa prigione. Ecco a te. Ciao a tutti, io sono Capitan Mimo e questo è il nostro canale YouTube Sharing Game. Una volta, girando sui social riguardo ai giochi da tavolo, ho letto una persona che era in cerca di un consiglio. Cercava infatti un gioco da far giocare ai detenuti in un carcere per poter collaborare, per poter incentivare lo spirito di squadra e l'unione tra i carcerati e farli anche distrarre. Ebbene, di tutti i giochi che gli hanno consigliato, questo sicuramente è il gioco che non fa al caso suo. Stiamo parlando di Dig Your Way Out. Dig Your Way Out è un gioco edito in Italia da 3M Games da 2 a 6 giocatori della durata orientativamente di 45 minuti. Sì, 45 minuti col cazzo. In Dig Your Way Out sarete detenuti all'interno di un carcere a cui è stato dato l'ergastolo, la pena per tutta la vita. Voi detenuti vorrete riuscire a fuggire da questo carcere e per farlo dovrete scavare un tunnel, ma attenzione! Una volta che scaverete un tunnel e uno di voi fuggirà, la sicurezza salirà al massimo e quindi gli altri detenuti non potranno più fuggire. Fuggirà uno solo e uno solo di voi si salverà. Dig Your Way Out è un gioco per nulla cooperativo, un gioco di sfida tra tutti i giocatori in cui vi dovrete sbrigare a trovare oggetti per riuscire a scavare e scavare. Un gioco molto particolare che devo dire mi ha ricordato Western Legend per via delle tantissime azioni diverse che si possono fare e delle azioni specifiche per ogni luogo. Anche se ci sono molte differenze rispetto a Western Legend, tanto che c'è Western Legend ha una mappa molto più grande, quindi le azioni sono molto e molto di più e molto più vario perché comunque sia è un open world, un sandbox. Questo già un po' più diretto sulle sue azioni, già un po' più vincolante sulle azioni, anche se le azioni sono veramente tante, tante, tante. Dovrete infatti trovare gli oggetti per riuscire a scavare il vostro tunnel e fuggire, oppure dovrete comprarveli scambiando sigarette o addirittura costruirli. Bene, e adesso passiamo direttamente alle regole, al tutorial di Dig Your Way Out. Come sempre, se volete saltare questa parte per andare direttamente ai pro e contro, la vera e propria recensione, vi basterà cliccare il link in descrizione. Vai col tutorial! Per il setup di Dig Your Way Out, per prima cosa mettete le carte coltello, piccone e vanga nell'area ricreativa. Quindi mettete le carte cucchiaio nella zona mensa, le carte gang ognuna nel proprio spazio al lato del tabellone e mettete tutte le restanti carte nell'apposito spazio vicino ai coltelli. Se inoltre giocate con la variante Michelle e Michelle, mettete anche il mazzo di carte Michelle accanto al tavolo da gioco. Quindi ogni giocatore riceve la propria plancia giocatore, tre carte ricerca e mette la propria pedina su una zona a sua scelta del campo. Inoltre ogni giocatore riceve una propria carta precedenti, che dovrà tenere nascosta agli altri giocatori. La carta precedenti avrà un potere speciale che il giocatore potrà usare una volta soltanto durante la partita e se quando userà questo potere speciale il giocatore farà parte di quella specifica gang indicata sulla carta precedenti, attiverà, oltre al potere principale, anche il potere secondario. Lo scopo di Dig Your Way Out è riuscire a evadere dalla prigione. Per evadere, tuttavia, i prigionieri dovranno andare nel blocco detentivo e lì mettersi a scavare.
Per scavare dovranno fare l'azione del luogo e giocare una carta a piccone, vanga o cucchiaio, ottenendo il numero di punti tunnel indicato sulla carta. La vittoria varierà secondo il numero di giocatori. Se si giocherà per esempio in 6 giocatori basteranno 8 punti tunnel, mentre se si giocherà in 2 o 3 giocatori ne serviranno 12. In una partita Dig Your Way Out, durante il proprio turno, ogni giocatore potrà svolgere fino a 2 azioni e potrà scegliere tra 7 diverse azioni. Il giocatore può fare infatti l'azione ricerca, per cui può pescare il numero di carte indicate nel luogo in cui si trova. Il giocatore potrà inoltre muoversi e quindi scegliere se usare direttamente 2 azioni e andare nel luogo che vuole oppure lanciare il dado. Se lancerà il dado dovrà obbligatoriamente muoversi nel luogo indicato dal risultato del dado. E se per caso come risultato del dado il dado dà 2 luoghi e il carcerato è già in uno di questi 2 luoghi, si dovrà obbligatoriamente muovere nell'altro luogo. Il detenuto potrà anche giocare una carta azione della sua mano, ottenendo i bonus indicati su quella carta. Il carcerato potrà inoltre unirsi a una gang, ma per farlo dovrà scartare un certo numero di oggetti indicato sotto le carte gang. A quel punto potrà prendere la carta gang in questione e da quel momento gli si applicheranno i bonus della gang, ricordando tuttavia che si può appartenere al massimo a una gang alla volta e che in qualsiasi momento si vuole si può passare da una gang all'altra, scartando le carte necessarie. Così come può decidere di fare un'estorsione a un altro giocatore. Per fare un'estorsione, i due detenuti devono essere nello stesso posto. Quindi, chi vuole fare l'estorsione deve dimostrare che ha in mano almeno una carta arma. Quindi, chi ha dichiarato l'estorsione deve dichiarare che oggetto vuole che l'altro giocatore gli passi, se sia un cucchiaio, una pala o una vanga. Se l'altro giocatore decide di collaborare, glielo può dare subito e l'estorsione finisce là. Se invece l'altro giocatore non ha quell'oggetto o non vuole collaborare perché non glielo vuole dare, inizia lo scontro. Quindi, cominciando dal difensore, esso gioca dalla propria mano una carta arma, per poi l'attaccante giocare a sua volta una carta arma e il difensore giocare un'altra ancora, e continuando così fino a che uno dei due rimane senza carta arma. Chi è rimasto senza carte arma ha perso l'estorsione. Quindi in un'estorsione sostanzialmente a turno i giocatori giocano delle carte arma dalla propria mano, fino a che uno dei due ne è rimasto senza. Il vincitore dell'estorsione prende una carta dalla mano del perdente, che è lo strumento richiesto dall'attaccante se il difensore lo possiede e ha perso, oppure una carta a caso. Inoltre, il perdente subisce un pestaggio. Un giocatore che ha ricevuto un pestaggio non potrà creare e un giocatore che ha ricevuto 2 pestaggi non potrà né creare né scavare per fuggire. Sesta possibile azione è l'azione di creare. Per creare dovrete scartare le carte con il simbolo indicato. In questo modo potrete ottenere 2 coltelli, una vanga o un piccone. Non temete perché sulla plancia di gioco questo schema è riassunto alla perfezione. Infine, come ultima azione, ci sono le azioni del luogo. Ogni luogo infatti avrà una propria specificazione diversa dalle altre, permettendovi quindi di fare azioni diverse a seconda di dove vi troviate. Se per esempio sarete alla mensa, potrete rubare un cucchiaio. Se invece sarete nel blocco detentivo, potrete scavare il vostro tunnel, scartando una carta cucchiaio, piccone o vanga e ottenendo quel certo numero di punti tunnel. Se invece sarete in infermeria, allora vi potrete curare e quindi per ogni azione di curare che farete toglierete un segnalino pestaggio, ricordando sempre che 2 segnalini pestaggio è il massimo che si può ricevere e che in questo gioco non si può morire, perché l'unico effetto dei segnalini pestaggio è non poter creare oggetti e non poter scavare. Infine, se sarete nell'area ricreativa, potrete vendere o comprare oggetti. Per vendere dovrete scartare carte dalla vostra mano, ottenendo così il numero di segnalini sigaretta indicato su quelle carte. Per comprare invece dovrete pagare un certo numero di segnalini sigaretta e ottenere così gli oggetti in questione. Con 2 segnalini sigaretta, per esempio, potrete ottenere un pugnale, per 5 2 pugnali, per 6 segnalini un piccone e per 8 una vanga. Un altro luogo particolare è la cella di detenzione. Alla cella di detenzione ci si finisce con determinate carte azione. E quando si è nella cella di detenzione, delle 2 azioni che ogni giocatore potrà fare in un turno, se ne potrà fare una sola. Attenzione, se per caso si dovesse giocare con la modalità Michel e Michelle, modalità che consigliamo quando siete pochi giocatori, non quando siete tanti giocatori perché allunga tanto la partita, al termine del turno di un giocatore, il giocatore dovrà lanciare un dado e Michelle dovrà obbligatoriamente muoversi in quel luogo. Se in quel luogo ci saranno altri detenuti, automaticamente Michelle farà un'estorsione a tutti i detenuti in quel luogo. Girate quindi le carte dal mazzo Michel e Michelle,
scoprendo così se giocherà contro di voi un pugnale o una carta nulla. Se la carta pugnale di Michel indica un oggetto specifico, vuol dire che Michel vi sta cercando di estorcere quell'oggetto. Deciderete quindi se darglielo o combattere. Se invece vi capiterà una carta nulla, in questo caso Michel non vi vorrà estorcere niente, e anzi vi guarderà, vi sorriderà e magari vi batterà anche il 5. Tra i pro, dobbiamo ricordare che in questo gioco ci sono veramente tantissime, tantissime azioni da fare. Ho già detto che mi ricorda questo gioco Western Legend, poiché ci sono tantissime azioni da fare, oltre alle azioni ci sono le variazioni dei luoghi. Qua infatti avrete ogni luogo che fa un'azione diversa, determinate azioni non si possono fare in certi luoghi, eppure già di base voi avete 6 azioni di base che potete fare, più una settima che è quella di ogni luogo. Inoltre ogni singolo oggetto ha multiuso, lo potrete usare per vendere, lo potrete usare anche per creare delle cose. O lo potete usare per entrare all'interno di una crew, di una gang. Tutti questi elementi, tra l'altro, sono fatti con una grafica ottima. I disegni delle carte sono colorati in maniera veramente bella, in maniera perfetta. C'è quel giusto contrasto tra chiaro e scuro, e lo stesso vale per la plancia di gioco. Anche i personaggi sono fatti bene, certo, sono detenuti, quindi sono un po' degli stereotipi, però sono veramente belli e disegnati bene. Tra i pro, dobbiamo anche ricordare il fatto che questo gioco ha un prezzo ottimo. Il prezzo infatti è intorno ai 40 euro, che tutto sommato è un prezzo abbastanza buono per un gioco del genere. Oggi si tendono i giochi a fare il prezzo minimo 50-60 euro, invece qua già 40 euro è un prezzo un po' più basso ed è buono per questo gioco considerando la sua alta rigiocabilità. Un altro pro è che in Dig Your Way Out c'è un'ottima interazione tra i giocatori. Infatti i giocatori potranno ricattarsi e minacciarsi tra di loro accoltellandosi, così facendo scartare delle carte, ferendo gli avversari. Quindi tra di voi ci sarà non soltanto la sfida a chi arriverà per primo a scavare il proprio tunnel, ma anche a chi tra di voi si accoltellerà, a chi toglierà carte all'avversario, in modo tale che quell'avversario non potrà più scavare. Quello che mi piace soprattutto in un gioco è quando ci sono delle varianti, renderlo diverso dal solito. E in Dig Your Way Out ci sono molte varianti. Diciamo subito che c'è la variante più famosa, la variante Michel e Michelle, in cui introdurrete questo personaggio, questo Michel o Michelle, che ogni volta che incontrerà un altro detenuto, molto probabilmente lo accoltellerà e quindi farà scattare carte, gli darà una ferita e così via. È una variante molto buona, ma vi consiglierei di metterla soprattutto quando siete in pochi giocatori, perché quando siete in tanti giocatori, Michel e Michelle allunga veramente troppo la partita. Anche in pochi giocatori la allunga tanto tanto tanto, però almeno introduce quel non so che di variabilità. In tanti giocatori Michel purtroppo diventa un elemento di troppo, quindi è meglio metterlo che quando siete pochi giocatori e considerate che allungherà molto la partita. Inoltre, ogni crew ha una serie di carte, queste carte danno dei poteri, ma i poteri delle crew non sono tutti uguali e questo introduce una grande variante, perché se in una partita pesco una certa carta crew mi darà degli effetti, se ne pesco un'altra mi darà degli altri effetti diversi e quindi questo introduce delle grandi varianti all'interno del gioco, così come grandi varianti sono introdotte dalle carte precedenti. Le carte precedenti, infatti, variano a seconda di personaggio a personaggio e differenziano i personaggi. Di per sé i personaggi non hanno delle abilità, quindi non si differenziano tra loro, ma tramite carte precedenti si possono differenziare. Ed è questo gioco vario anche per via dei dadi. Il movimento infatti sarà tramite principalmente dei dadi e tramite questi dadi non saprete quindi il luogo dove andrete, il risultato che farete, perché magari voi in un turno vorrete andare per forza a scavare la vostra via di fuga, lanciate il dado, però finite in infermeria. E quindi prima che andrete a scavare la vostra via di fuga ne passerà veramente molto molto tempo. Inoltre, se avete già giocato molte volte a Dig Your Way Out con la solita modalità, potrete introdurre un'altra modalità, cioè la modalità a squadre, per cui i detenuti si incontrano tra di loro a squadre e a squadre dovranno far fuggire un membro della propria squadra a discapito dell'altra squadra. Un ultimo pro è che le regole sono riassunte molto bene, nel senso, sulla plancia giocatore, la scheda del singolo giocatore, le regole non si riesce a capire tanto bene perché ci sono vari segnalini, i segnalini sono un po' confusionari, ma sulla plancia di gioco, soprattutto nella parte dell'area ricreativa in cui potete vendere le sigarette o creare degli oggetti, le regole là sono riassunte in modo perfetto, quindi ogni volta invece di andare a vedere sul libretto le regole, vi basterà vedere direttamente la plancia di gioco e da là sapete già cosa vi servirà per poter vendere oggetti oppure creare altri oggetti. Tra i contro invece dobbiamo ricordare che i personaggi sostanzialmente sono tutti uguali tra loro, non hanno infatti delle abilità uniche che li differenziano tra di loro, così come non hanno una vita, una forza differente.
ma l'unica cosa per cui si differenziano sono magari le clue di appartenenza a cui poi apparterranno e soprattutto la carta precedente. Sarà infatti la carta precedente a rendere un detenuto diverso dagli altri, ma sostanzialmente, a parte questo, non c'è grande differenza tra di loro. Inoltre, un altro contro è che la durata, soprattutto se giocate con la variante Michel e Michelle, dura molto di più di 45 minuti. Guardate bene, io amo giochi che durano tantissimo, 2 ore, 3 ore, 4 ore, li amo da impazzire, per carità. Però comunque sia, sulla scatola c'è scritto 45 minuti e 45 minuti non viene quasi mai rispettato, soprattutto se ci mettete la variante Michel e Michelle, variante che tra l'altro consiglio, perché da soprattutto se siete in pochi giocatori la consiglio, in tanti magari no, ma è una variante che vi consiglio sempre di metterla perché è sempre divertente e vedete che vi ammazzerà di botte a più non posso. Inoltre un altro contro, e questo non è proprio un contro, è più una cosa mia perché io sono un fan di questa cosa, è che non ci sono le miniature. I personaggi infatti, se fossero stati fatti a miniature, sarebbero veramente veramente spettacolari. Adesso sono dei cartoncini, però tutto sommato alla fine va bene anche così, non è un grande contro. Questa è soprattutto una cosa per me, una cosa personale, perché amo da impazzire le miniature, sono veramente un fissato con le miniature. Inoltre un altro contro è che con il fatto che comunque sia non si può morire, però bastano 2 ferite per non poter più scavare, non si crea proprio quell'ambiente di ansia, proprio magari delle prigioni e dei tentativi di fuga. Tu magari se devi scappare ti deve venire l'ansia di oddio oddio mi devo sbrigare, mi devi sbrigare. Invece quest'ansia non si crea tanto. L'unico modo per crearla, secondo noi almeno, è mettendoci la variante Michel e Michelle. Con la variante Michelle, infatti, voi magari, ok sì, mi manca poco, quasi fatto, devo scavare, sono nel posto per scavare, e poco prima che scavate si muove Michelle, va da voi e vi ammazza, vi toglie le armi, vi toglie le pale per poter scavare, e quindi non potrete più scavare. Quindi l'unico modo sostanzialmente per ricreare quel clima di ansia è mettere Michelle. All'infuori di Michelle non si crea troppo quell'ambiente di ansia e di fretta che normalmente ogni detenuto che vuole fuggire dovrebbe avere. Perché dice, oddio, manca poco, sì, ce l'ho quasi fatto, ho quasi fuggito, poi arriva Michelle, lì appante, accoltella, non puoi più scavare, ti togli gli oggetti e quindi non puoi più fare niente. E questo era il video tutorial con recensione di Dig Your Way Out, un gioco competitivo in cui vi accoltellerete a più non posso fino a che uno di voi non riuscirà a fuggire dalla prigione. Spero che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube Sharing Game, attivate la campanella per sapere quando faremo un nuovo video e condividete sempre più. Ciao a tutti da Capitan Mimmo!